Saluto. Buongiorno, sta facendo ancora colazione e Manuel ha deciso di fare un bel cucina con noi. Quindi? Il ragù alla bolognese. No, i bigoli dobbiamo fare. Ah, dobbiamo fare i bigoli, ecco, farà i bigoli. Ma scusa, sto parlando. Intanto qua c'è il soffritto. Bene. Ecco perché non avremo mai 1 milione di iscritti, perché io sto ancora parlando, tra l'altro, in queste condizioni, e li prende e va via. Ma sarà normale? Allora, intanto, chef Bernardi, ascolti un attimo. Cosa ci ha messo dentro per fare questo soffritto? Perché adesso non è che tutti sanno fare il soffritto, eh? Il soffritto si fa solo con 3 cose, il soffritto. Allora dai, ingredienti? Cipolla, carota, sedano. Cipolla, carota, sedano, se uno vuole mettere qualcos'altro... Mette qualcos'altro, ma non è più un soffritto. E si parla in italiano. Può mettere qualcos'altro, ma non è più un soffritto. Adesso cosa sta facendo? Perché ha un coso fallico lì? Perché ci aggiungo le salsicce. Quindi, ricapitolando, soffritto, olio. Macinato. Misto e salsiccia. Salamella. Ma salsiccia o salamella? Salamella. E quanta ne mette salamella? Viene troppo grasso dopo. Vieni grasso, più grasso. No, non voglio diventare grasso. Sono a dieta. Cioè, sono a dieta, lui fa sta roba qua. Tipo, se mi seguite su Instagram, ieri sera ha fatto un panino, cioè che... Cosa lo commento a fare? Dai. Bernardi, cos'è questo mappazzone? Che mappazzone? Sale. Basta. Cellulite. Chiodi di garofano. Ho 2 mani soltanto. Ecco come mi risponde il simpatico. Quanti chiodi? 3. 3, d'amore. 4. Va bene? 4. 4, uno più di 3. E vai, esò. Doppio concentrato di pomodoro. Bene, mescoliamo, riportiamo nel fuoco piccolo. E pazienza. Perché dobbiamo riportarlo nel fuoco piccolo? Perché qua bolle troppo. Su questo. È il segreto per un buon ragù. Fanno andare pian pianino. Tutta la mattina e pian pianino. Tutta la mattina e piano piano. Piccolo. Il ragù è pronto. Domenica 3 settembre 2017. Ricetta del giorno. Bigoli col torcio, più o meno per 3 persone. Ingredienti: 266 g farina di grano duro, 66 g farina 00, 33 g di acqua, 2 uova intere da circa 60 g l'una. Grano duro 00, 2 uova, l'acqua. Bene, andiamo semplicemente a mettere dentro tutti gli ingredienti e poi mescolare. Ci mettiamo le farine, ci aggiungiamo un pizzico di sale.
le due uova. E iniziamo a mescolare. Deve venire un composto molto granuloso. Iniziamo ad aggiungere l'acqua. Poco alla volta, magari. Arriva! Bugiardo! Non è ancora arrivata! Arriva! Arriva! Adesso sì che arriva, eh! Taglio io. Prendi la telecamera. Portala qua, papà. Vai, gira, gira indietro. Gira, gira, gira. Pastificio Brighelletti, avanti con quella pasta, dai! Girare, girare! Non esce niente! Stai girando dalla parte sbagliata! Da fuori! Sta arrivando! Da fuori! Sì! Metti sull'acqua allora! Mamma, non vedo! Papà, è da fuori! Bene, chiamami quando arriva in fondo nella farina adesso, nel pentolino lì. È arrivata! Quando arriva tutta? Gira in avanti, fai vedere cosa vuol dire onto de gumio. Dai, urta! Urta! Spingi, dai! Mamma mia, che forza che ci vuole, eh! Dai, no, no, tagliamo, spingi fuori tutto. Oh, Isa! Oh, Isa! Oh, Isa! No, no. Oh, Isa! Dai che ti aiuto anche io. Bigolaccio pronto. Con la partecipazione di Alessandro. Saluta Ale. Ciao. Ciao. Papà. Dai, tira indietro da tutto che puliamo, dopo mangiamo. Devi dire qualcosa? Sì. Cosa devi dire? Non sento niente con quello lì. Ah, con quello lì non senti niente, ma ti tappa la bocca? No, le orecchie quello lì. Ma quello lì non sento, non parlo, ma si può sentire quello che ti dico. Bravo. Teoria. È pronto? Perché? Hai fame? Papà, è pronto perché ho fame, papà! Ho fame! Quanto grande sei diventato? Ma chi è che fra un po' compie gli anni?
Tu quanti anni compi? Due. Eh? Due. Ma cosa dici? Quanti anni compi? Quattro. E qua, come sono quattro con le mani? Bravissimo! Sì. Cosa vuoi? Tata. Buon appetito! Facci vedere che mangi la pasta. Mamma mia, quella maglia lì! Ecco. Bravissimo, con le mani. Che danno? Ho mangiato tanta pasta. Mangia, dai. Sono buoni?